grazie per essere intervenuti alla manifestazione Una merenda di libri. Questa manifestazione si inserisce nell'iniziativa Il Maggio dei Libri, che è promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Dobbiamo ringraziare innanzitutto la Proloco di Fignano con il patrocinio del Comune, tutte le associazioni culturali intervenute, in particolar modo la Formicola, il C63 e l'ASPI. Ringraziamo anche la Protezione Civile e la Croce Rossa. Lo scopo di questa iniziativa è quello di avvicinarci alla lettura e di avvicinare grandi e piccoli in particolar modo. Poi, se la lettura diventa una buona occasione per vivere un'esperienza nuova e speciale che contribuisce a creare momenti di coinvolgimento emotivo, il quadro è completo. Questa iniziativa è articolata in diverse fasi. La prima fase è quella del Flash Mob Book. In che cosa consiste? Consiste nella lettura di un brano per circa 3 minuti, il via ce lo darà Paolo, e ci disporremo tutti in semicerchio e chiunque è dotato di libri dovrà appunto leggere il brano che ha scelto. I bambini che non hanno un libro o che sono troppo piccoli per poter leggere, reciteranno ad alta voce la loro storia, la loro favola preferita. Quindi l'invito è rivolto a tutti, grandi e piccoli, di leggere insieme il brano preferito. Grazie a tutti e possiamo iniziare.
posto. Terminata la prima fase del Flash Mob Book, diamo il via alla seconda fase, intitolata Io leggo perché. Tutti i bambini che hanno scritto prima di iniziare l'iniziativa la frase sulla nuvoletta possono venire qui vicino a me al centro e leggere la frase che hanno scritto e poi appenderla su quel cartellone intitolato Io leggo perché. Uno alla volta possiamo procedere. Maria Pia. Amore, mettere i bisogni degli altri prima dei tuoi. Frozen, il regno di ghiaccio. Ok. Amore, mettere i bisogni degli altri prima dei tuoi. Frozen, il regno di ghiaccio. Sempre piaciuto guardare sua madre da lontano e pensare che era molto bella, ma siccome sapeva ben poco di lei, non aveva mai creduto di amarla. Signore, signora, sono nati i cuccioli, la carica dei 101. Okay. Giulio. Addio, disse la volpe, ecco il mio segreto. Si vede bene solo con il cuore, l'essenziale invisibile agli occhi, il piccolo principe. Confesso di aver coperto di carta igienica la casa del vicino. Portate via a casa. Clare, aspettate, attentamente, Roxy leggeva con voce preoccupata, mi si incastrava. Basta lacrime, papà, no, riso, anzi, abbracciandolo forte, ora siamo tornati e niente e nessuno ci potrà più portare, più separare. Anzi le tre. Ma l'acqua era gelida perché lo scaldabagno si era rotto. Mi vestì e uscì di corsa, ma si pigliò un bottone nella manica e si staccò. Geronimo Sito. Aspettavano solo che mi addormentassi per impaurire fino a quando una notte ho inventato un sistema per non fare brutti sogni. Ho provato un posto dove rinchiudere quegli esseri devormi e aspettatori e dormire sempre. Io non ho paura di brava. Come ti chiami? Brian. Il mio cane stombazza nel giardino mio. Bravo, ok. Domenico, ora vi racconterò di mio fratello Jonathan. Vuoi di loro sembra una leggenda, un po' una storia di fantasmi. Eppure è tutto vero. Ok, grazie. Grazie. Pensa, pensa il porcellino saggio. Diceva di costruire una solida casa di mattoni e porcellini. Bravo, grazie. Alex,
fino che il tempo non passa, non sa cosa è stato. Importante è del tuo vita, il profumo della forma di limone. Ok, grazie. Lea, cammina, cammina la bambina fece. Cammina, cammina la bambina fece un bel tratto di strada, senza mai vedere. Ok, grazie. Ok, come ti chiami? Giorgia. Giorgia, vai e ti danno la bimboletta. E tu? Chiara. Chiara, vai. Caterina. E voi? Caterina, secondo i miei gusti stai facendo troppo. Capito? Non ascolta proprio. No, ma fra poco faccio arrivare. No, non sta sulla testa.